Preoccupati i residenti di Metoriglia per l'ipotetica posizione di un'antenna in via Iozzino. Vice sindaco Manocchi, come stanno veramente le cose? Innanzitutto il piano antenne è stato approvato, quello quindi in vigore, vigente, il 30 marzo del 2024, il quale tiene conto praticamente di tutte le istanze che sono state avanzate dalle compagnie telefoniche in ragione del loro piano di sviluppo riferibili all'anno precedente. Quindi è necessario, al fine di allineare le richieste chiaramente con l'attualità del piano stesso, riadottare un piano oggi che tenga conto delle istanze presentate al 30 marzo del 2024. Questo lo dico e ci tengo a sottolinearlo perché nell'area interessata di via Iozzino, nel piano approvato quindi dalla precedente amministrazione, esistono due buffer, cioè due aree di interesse da parte di operatori telefonici. Che cosa significa questo? Che quando tu indichi in un piano e quindi viene recepito due aree di interesse, lì potrebbero sorgere delle richieste, delle istanze che le compagnie telefoniche possono avanzare per la posizione appunto di un'antenna. Noi abbiamo incontrato qualche giorno fa insieme al sindaco Iliad, quindi una compagnia telefonica, la quale non ha avanzato nessuna richiesta in quell'area, pertanto per esclusione questo incontro mi preme sottolineare che verrà fatto anche con le altre compagnie telefoniche, dei confronti necessari e indispensabili al fine di comprendere de visu quelli che sono le loro legittime tra virgolette richieste, ma contemperarle con gli interessi e la salute dei cittadini, quindi da un punto di vista paesaggistico, ambientale e dell'inquinamento elettromagnetico. Soltanto dal confronto ne può scaturire una sinergia per comprendere bene quali sono le richieste e quelle che possono essere le alternative che la stessa amministrazione attraverso siti appunto pubblici può individuare per allontanarsi quanto più possibile dai centri abitati. Perché dico questo? Perché Iliad peraltro ci ha sottolineato che questo incontro che diciamo con gran piacere hanno accolto, dice è la prima volta che succede, e ci siamo confrontati su altri siti che gli stessi avevano indicato e che sono quasi diciamo in fase di approvazione. Per quanto riguarda la zona di Metauriglia, quindi diciamo le aree di interesse sono riferibili a compagnie telefoniche che hanno già dei pali antenne, quindi hanno già delle strutture presenti a nord e a sud diciamo così della via, e quindi chiaramente dovremo approfondire se questo interesse è davvero reale. Al momento non ci sono richieste, quindi non sono presenti negli uffici del comune istanze su via Iozzino per la posizione di ulteriori antenne, e quindi vogliamo comprendere quelle che sono le ulteriori richieste. In fase di elaborazione un nuovo piano delle antenne, e se lo è, viene affidato al consulente che ha realizzato il primo, con il quale c'è in ballo un contratto triennale? Sì, esattamente, viene affidato a Polab,